Ciao a tutti, oggi nuova ricetta, vi facciamo vedere un dolce buonissimo, super soffice, è una torta con la farina di castagne. Adesso è il periodo delle castagne, quindi quale modo migliore se non farci un bel dolce per utilizzarle? Mettiamo in una ciotola le uova, lo zucchero e l'olio e iniziamo a mescolare bene. Aggiungiamo quindi la farina di castagne, la farina integrale, il lievito e mescoliamo tutto con un pochino di latte. Versiamo l'impasto in una teglia oliata e infarinata e inforniamo a 180 gradi. La nostra torta è pronta, ha cotto in forno circa 35 minuti, ma mi raccomando fate sempre la prova a stecchino perché ogni forno è diverso. Adesso che si è anche un po' intiepidita, vi faccio vedere una piccola glassa molto semplice e molto golosa. In una ciotola mescoliamo il cacao in polvere con la crema di nocciole e cacao. Iniziamo a mescolare un po'. E aggiungiamo il latte, mi raccomando, pochissimo alla volta, in modo da non eccedere con la quantità e poi dover aggiungere altro cacao. Inoltre, in questo modo non farete neanche grumi. E vedrete che in un attimo otterrete questa cremina lucida, sembra quasi cioccolato fondente, davvero carinissima. Mi raccomando, fate attenzione che tutti quanti i grumetti di cacao si siano sciolti e ce la possiamo versare sopra. Guardate che meraviglia, già così sembra la cosa più golosa del mondo. Mi aiuto con un cucchiaio per spalmarla leggermente, ma non la faccio cadere troppo lungo i bordi. E completo con un pochino di granella di mandorle. La nostra torta è praticamente pronta, ma prima di tagliarla e servirla vi consiglio di lasciarla riposare in frigorifero almeno un'oretta. Come vedete la glassa, anche se ha riposato in frigo, si è mantenuta super lucida, è davvero stupenda, sembra una di quelle glasse fatte con la panna, invece è semplicemente cacao. E possiamo tagliarne una bella fetta, così vi faccio vedere l'interno e vi faccio vedere quanto è soffice. Io spero tanto che questa ricetta vi sia piaciuta, mi raccomando se la rifate o se fate qualsiasi altra ricetta e ce lo volete far vedere, taggateci, siamo molto attive su Facebook e su Instagram, anzi soprattutto su Instagram, quindi ricordate a mettere il tag così le possiamo vedere tutte quante. Io vi mando un grandissimo bacio e ci vediamo alla prossima, ciao!